molto lieta di rispondere a una richiesta di Anna Crespi e degli amici della Scala relativa a questa mostra. Tra Brera e gli amici della Scala c'è un legame antico, perché sono due realtà che amano in linea generale, nel senso universale, l'arte, ma in più sono due istituzioni nate quasi contemporaneamente, strettamente legate alla storia e alla dignità di questa città. E questa mostra è una mostra di grande affettività, ma anche di grande dignità. È un po' la storia della nascita della devozione umanistica in Giovanni Bellini attraverso la Pietà della Pinacoteca di Brera, che è il primo quadro nel quale Giovanni Bellini esprime un forte livello di affettività, di umanità, con l'apporto del cielo, del colore, come è noto a tutti. Giovanni Bellini è il maestro di queste cose, ma lo fa non direttamente, ma attraverso la conoscenza dell'elegia antica, dell'antichità classica, una conoscenza quindi intermediata dalla cultura antica. E qui troviamo per l'appunto la storia della nascita di questo genere artistico. La prima sala è una sala introduttiva agli argomenti che poi vengono sviluppati in modo più profondo all'interno della mostra. La devozione, l'immagine in sé per sé, quindi l'aspetto e la nascita della rappresentazione e quindi i motivi iconografici e i rapporti stilistici importanti di Giovanni Bellini col cognato Andrea Mantegna. Questa sala infatti presenta una icona antica realizzata nella zona adriatica a significare come la rappresentazione della Pietà fosse in tutta la zona che aveva una stretta influenza con l'area veneta, fosse diffusa in quest'area la devozione delle icone greche che arrivavano attraverso le colonie, i mercanti. In questa stessa sala poi vi è un ritratto importante di un personaggio che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della devozione e della religiosità in Veneto in un momento di grandi riforme, Lorenzo Giustiniani, un bellissimo ritratto di carattere tra Giovanni e Jacopo Bellini, e poi a significare la formazione iniziale di Giovanni Bellini nell'ambito della cultura, della formazione di Andrea Mantegna, una formazione costituitasi con la presenza di Donatello a Padova, quindi una formazione di carattere rinascimentale di altissima levatura, la cimasa del politico di San Luca della Pinacoteca di Brera di Andrea Mantegna, cimasa nella quale è rappresentata appunto la scena della Pietà. In questa occasione la cimasa è anche stata posta con una tridimensionalità a rappresentare come in origine il politico di San Luca doveva essere formato, perché sappiamo che in antico era stato usato anche come tabernacolo. Era effettivamente tridimensionale, plastico, sporgente, quindi si è voluto ricreare questo aspetto. Una devozione quindi che entrava nelle case private, entrava nelle chiese, una devozione anche che rasentava gli ambienti umanistici, e ambienti umanistici che sono rappresentati in questa sala attraverso un manoscritto che dimostra i rapporti stretti tra l'ambiente belliniano e il mondo degli umanisti veneziani. Il nostro dipinto effettivamente incarna quegli aspetti che erano stati preannunciati e si pone come ponte per l'attività seguente di Giovanni Bellini. Dal punto di vista formale è costruito secondo una tradizione mantegnesca, addirittura risalente al Mantegna e al maestro di Mantegna, allo Squarcione.
l'idea di porre un parapetto, che poi non è altro che il sepolcro, è un'idea che deriva da una tradizione veramente risalente al maestro di Mantegna, allo Squarcione, la presenza del paesaggio alle spalle, che ha un ruolo importantissimo per la rappresentazione degli affetti di questo momento drammatico, è appunto il risultato del percorso stilistico che in questo quadro è rappresentato come una grande summa dal maestro di Mantegna, dalla tradizione iniziale, dalla formazione iniziale alla proiezione verso quello che Giovanni Bellini poi sarebbe diventato il grande maestro del paesaggio, di un paesaggio che ha sempre un ruolo importante nella rappresentazione degli affetti, attraverso, come appunto riferito nella prima sala, attraverso la conoscenza delle correnti umanistiche presenti a Venezia. Effettivamente ci sono vari spunti per capire questo. Il Cartiglio alla base è un cartiglio nel quale la firma di Giovanni Bellini è inserita in un contesto derivato da una frase di Properzio, il cantore degli affetti dell'antichità classica, e i gesti dei personaggi sono gesti studiati secondo il gestire calibrato, elegante ma molto chiaro nella rappresentazione degli affetti della retorica antica. Tutto ciò è presente però in una proposta che è veramente commovente, drammatica, in cui Giovanni Bellini mette tutto se stesso, e ce lo dice il Cartiglio, nel quale, traducendo non esattamente alla regola perché il testo non è facilissimo, emerge una frase del tipo: o tu spettatore che stai guardando, sappi che Giovanni Bellini sta piangendo con te. Quindi Giovanni Bellini intesse un rapporto stretto tra la scena della Pietà e lo spettatore, una scena che diventa comunque attuale, e la commozione di questa espressione di Giovanni Bellini è poi dimostrata al pubblico attraverso il processo mentale della costruzione del soggetto, per esempio attraverso i tre disegni che sono alle spalle, uno di Mantegna e due di Giovanni Bellini, dove questa scena del rapporto tra la Vergine e Cristo morto è rappresentata nel momento in cui Giovanni Bellini, attraverso lo schizzo iniziale, produceva la prima idea, il primo pensiero. In questi disegni, i due Giovanni Bellini, la parte affettiva è veramente commovente, struggente. Il gestire non è così perfetto, non è così studiato entro i canoni della tradizione antica. Gli arti, i volti, i tre quarti non sono perfetti dal punto di vista accademico, ma la spinta affettiva è qualcosa che assorbe tutta la commozione degli spettatori. Capita a me ogni volta che passo, come se fosse la prima volta. In quei disegni noi leggiamo l'input affettivo che poi Giovanni Bellini compone in questa misuratissima scena, dove comunque il sapore drammatico è molto forte. Per esempio abbiamo la nota molto realistica del sangue, le ferite atroci, il rapporto Cristo-Vergine che è giocato con delle figure che non sono la bellezza ideale, ma sono drammatiche, e quindi vi è comunque una spinta emotiva, affettiva. L'insieme comunque è misurato come se fosse un inno, come se fosse un canto, come se fosse un distico latino. Ecco, è proprio questo insieme che è l'incanto, vorrei dire, della mostra, che inizia dall'icona e poi prosegue con quella scena straordinaria che è la cimasa alla fine della mostra, la cimasa del politico della pala di Pesaro, nella quale la Maddalena esprime i gesti della copertura di unguenti dell'imbalsamazione di Cristo, e attraverso questi gesti caritativi
Cristo sembra quasi rivivere, non sembra nemmeno una figura morta, ma sta dritto e occupa lo spazio in modo grandioso, molto più che in questo quadro, e sembra veramente rinascere, come se Giovanni Bellini volesse andare oltre rispetto a questo quadro e comunicarci come la carità, il gesto della carità, la carità affettiva permette di rivivere. Quindi c'è uno sviluppo poi anche di crescita all'interno dei contenuti che Bellini voleva poi offrire al suo pubblico e credo anche a se stesso, una sua crescita personale.